Come vedete abbiamo cominciato un nuovo punto. Questi sono i punti di fondo. Non abbiamo il materiale per farvi vedere dove vengono messi questi fondi, però avrete capito sicuramente che sono da riempimento. Per un pizzo, se rimane un pezzo, si riempie col punto retino, quindi vengono aggiunti mano a mano che si lavora. Praticamente voi qui aggiungerete questi buchini qui. Questi qui serviranno per attaccarvi ai fuselli. Nel momento che avete la mochetta pronta del piede del nuovo pizzo, attaccherete nella mochetta i vostri fuselli. Una volta attaccata facciamo finta che questa sia una mochetta. Una volta attaccata la mochetta, potete benissimo regolare il vostro punto rete interno. Non dovrete fare altro che questo. Nella mochetta mettete i fuselli e poi cominciate a lavorare. Dove 2, dove 1, a secondo lo spazio che avete nel vostro pizzo. Ora andiamo a lavorare. Voi sapete benissimo che si lavora in diagonale il punto rete. Se non lo sapete, ve lo dico io. Si lavora in diagonale, prima la prima, poi la seconda e poi la terza. Adesso andiamo a mettere gli spilli. Ora piazziamo i nostri spilli. Il primo lo mettiamo qua, proprio all'angolino, vedete? All'angolino qui. Ecco. Il secondo al centro, come se fosse una mochetta centrale, e l'altro all'altra mochetta. Tutte mochette che poi vedranno a riempire il vostro pizzo già fatto. E questo vi fa da fondo naturalmente. Sono 4 spilli, facciamo 5 spilli. Oh, in questo momento noi dovremmo mettere le coppie. Ecco qua. Allora, la prima metteremo una sola coppia e tiriamo più sullo spillo. Lavorate e ci mette uno spillo. E vado a fare l'angolino sopra, vedete quell'angolino che si vede? Lo devo fare, lo L'esposto vado a fare perché devo adesso. lavorare gli altri quadri. Vedete questi triangolini qua su? Questi li devo ancora lavorare io. Quindi ci devo andare. Ah, spostiamo il tutto così. Il paio che avevo lasciato di qua, eccole qua. Guardate che il lavoro è sempre lo stesso, dovete fare sempre questo che sto Adesso si facendo ripete io. fino Fino all'infinito, sempre così. Quindi imparatevi bene, perché tanto questo quando voi vi esercitate, poi viene da solo, è facilissimo, è una stupidaggine. Non vi preoccupate, non vi mettete paura dei fuselli, delle coppie. Dovete Vediamo lavorarlo, come sono i esercitarlo. cavi e basta. Penso che sia abbastanza carino, eh? Vi piace? A me piace tantissimo, è qualcosa di grazioso. Facciamo un altro passaggio e dopo dovrete lavorare voi. Il punto è questo, metto a posto di nuovo i miei fuselli, ecco qua, e poi lo farò vedere anche finito, eh. Ricordatevi che in Ecco, alto, così. E quest'altra pure, vorrei chiuderla un po' meglio, magari la faccio scendere giù pure meglio. Ora metto a posto tutti i vostri fuselli ogni volta che fate l'angolo, che fate la, cioè, scusate, no l'angolo, ogni volta che fate la vostra, il vostro retino, la parte della diagonale, la fine della diagonale ogni volta, mettete sempre bene i vostri fuselli, perché purtroppo dopo ne saranno tanti, perché non è che ne saranno uno, qui sono paia, paia e paia che si montano, poi a seconda della grandezza del pizzo non ne parliamo proprio. Allora, adesso a questo punto io quante paia sono? allora, Ora mando giù tutti i miei spilli, così vedete bene come è venuto il lavoro. Ecco qua. Questo no, perché ancora un paio da attaccare qua, quindi andare avanti. Però ecco, il lavoro è questo qua. Vi dirò quante paia dovete attaccare. E quindi ci vediamo fra un po' quando avrò fatto un bel po' di lavoro. È proprio un punto bello da fondo, diciamo, eh? Anche se è un retino, diciamo che è semplice da farsi. Eccolo qua. Questo è tutto senza spillini, quindi è in tensione completa, vale, non si muove, manca a morire, è in piena tensione. Ora come vedete l'ho quasi finito, quindi sto andando a chiudere. Allora, come vedete ho finito il punto rete. È venuto molto bello,
È un imparadiccio, logicamente. E doveva essere attaccato alla biscetta, ma la biscetta non ci sta, quindi abbiamo fatto un pochino, ecco, queste cosette qui che si vedono, queste sbavature qua. Però per uno che deve imparare il punto va più che bene. È venuto molto bene, sono soddisfatta del lavoro. Lavorate anche voi, mi raccomando. Allora, stiamo iniziando un nuovo fondo. Questo si chiama appunto Astrid, è fatto di quattrucci, è fatto di punte che si incrociano e è fatto di attorcigliate. È un bel punto e come vedete ci vanno 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 paia di fuselli. Quindi c'è da lavorarci molto bene. Calcolate che i fondi questi sono i più comuni tra punto rete, punto astride, punto tulle, punto gelosia, eccetera. Sono i più comuni, che poi ci sarebbero altri che sono un centinaio i punti di fondo, non è che sono pochi. Comunque, ecco, adesso andiamo a fare questi punti qua che sono molto belli. E cominciamo adesso. Allora, iniziamo a mettere il primo spillo che va messo qua e poi ci mettiamo due paia di fuselli. Uno e l'altro, sono due. Ne abbiamo già pronti, eccoli qua, e sono due. Oh, una cosa volevo dirvi. Nei fondi dove nell'imparadici che stiamo facendo adesso, dove iniziate, iniziate va benissimo, sinistra, destra, non ci sono mancina che tenga, perché le mancine non esistono. Cioè nei fondi, quando voi dovete attaccare nei pizzi, non è che uno è obbligato ad andare a sinistra oppure obbligato ad andare a destra, dove va, va, non ci sono problemi, ok? Quindi io adesso l'altro l'ho cominciato a destra, stavolta comincio da sinistra perché mi vado a cominciare da sinistra, non è perché ho un problema, non è problema. Allora, cominciamo. Ho montato le mie coppie, vedete che ho un piccolo trattino qui, questo piccolo piccolino piccolino qua, ho un tratteggio piccolino, un piccolo, e siamo arrivati al fiorellino. Ora lo lasciamo qua in sospeso un minutino. Prendiamo l'altro paio che abbiamo lasciato, che abbiamo fatto il quadruccio, lo ricordate? Oh, allora. E abbiamo fatto già il suo petalo. Dove c'era il quadruccio? Abbiamo fatto il petalo. Mandiamo giù i nostri spilli così si vede meglio. Ecco, cominciate a vedere il quadruccio che è meglio. Se non vedete niente, dice, ma questa che mi sta a far vedere? Niente. Io invece vi faccio vedere, eccoli qua. I quadrucci sono venuti. Ora dobbiamo completare dove abbiamo fatto i quadrucci che ci sono i fiorellini attaccati. Logicamente li dobbiamo fare, mica possiamo lasciare a metà così. Ah, andiamo a fare questi qua. Eccoci con le qua. quattro Abbiamo parti. finito il nostro punto Astrid. Come vedete, non è altro fatto di quadratini formato da attorcigliate. Quindi ogni quadratino ci sono degli attorcigliati, come vi ho spiegato già all'inizio. E poi naturalmente non avendo la nostra biscetta d'attacco ho lasciato sempre queste piccole, io chiamo sbavature perché queste dovrebbero essere attaccate alla nostra mochetta di piede. Noi non ce l'abbiamo perché abbiamo fatto un imparaticcio, quindi giusto per imparare il nostro punto. Come vedete è molto, molto bello, questa è la parte dritta, non è il rovescio, questo è il dritto. Ed è molto preciso, è fatto di tante attorcigliate e finisce come il punto ritino, tra l'altro. Ecco, vedete, ho fatto i nodini qua sotto per chiuderlo, come tutti quegli altri che ho fatto prima. Il punto ritino uguale, ho chiuso con i nostri nodini perché purtroppo non avendo altro da attaccarci o agganciarsi, per meglio dire,
e non avendo di agganciarsi alle mochette da piede, mi sono dovuta adeguare ai nodi. Però poi ci saranno altri lavori che verranno fatti dei merletti con i loro fondi. Quindi poi vedremo come andranno anche agganciati. Adesso faremo altri punti e il prossimo sarà appunto gelosia. Iniziamo un nuovo fondo. Questo è appunto gelosia. Come vedete già ci sono tutti quanti i numeri dei fuselli che dovete montare. Dal primo si monta sul primo spillo un paio, l'ultimo spillo un paio e poi due paia a volte su ogni spillo. Praticamente sarebbero 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, sono 24 paia in tutto, contando anche i dispari. Questo è il terzo fondo che facciamo, il punto gelosia, e da voi due che ho fatto, punto Astrid e Reticello. Come sapete, tutti i punti di fondo si lavorano in diagonale e questo si lavora ugualmente, sempre in diagonale. Quindi andiamo a mettere gli spilli. Mettiamo il primo spillo qua, lo vedete, eccolo qui, il secondo spillo va qua e il terzo spillo va qua. Ora mettiamo le paia, le nostre paia di fuselli. Al primo ne va uno, al secondo ne vanno due, come già vi ho detto. Uno e due. Ora andremo a lavorare il primo triangolino. Come vedete ce l'ho qua il triangolino, eccolo qua, questo che si forma qua. Lo formiamo con questo paio lo facciamo. Ora non guardate perché ci sono dei buchini, ma quando noi lavoriamo dopo li chiuderemo con le nostre attorcigliate, tirando sempre i nostri fuselli. E questi paia li lascio perché purtroppo non posso fare più niente, devo mettere altre paia. E cominciamo a mettere le altre, eccole qua. Queste sono le due paia mancanti, le ho già messe, così, a posto. Togliamo tutte le attorcigliate che non servono, lasciamo le paia libere e le dividiamo una da una parte e una dall'altra. E da qua cominciamo a capire quello che dobbiamo fare. Praticamente io ho montato questo paio qua e mi ci vogliono altre due paia. Le andiamo a montare. Metto l'altro spillo e metto le altre due paia. Eccole qua. Dividete sempre le paia, eh? Le paia non vanno mai lavorate insieme, sempre divise l'una dall'altra quando lavorate. Purtroppo, non avendo i laterali da attaccare, cioè la mochetta da attaccare, dobbiamo fare in questo modo, altrimenti se avevamo la mochetta da questo lato, noi attaccavamo al piedino della mochetta, ci agganciavamo praticamente e quindi non si vedeva questo pezzo che sto facendo. Comunque, Quindi prendiamo prendiamo altre due paia e le rimettiamo qua così. Ecco, mettiamo due paia. Purtroppo si aggiungono man mano che si lavora, come vedete, le paia, perché dove mancano le dovete aggiungere, non si possono mettere insieme, altrimenti fate un caos che non ci capite più niente. Mentre lavorate, le mettete così, quando voi le mettete mentre lavorate, capite dove mancano e quelle che vi servono, perché altrimenti così non capirete mai. Mando giù i miei spilli, così vedete come lavoro. Non ci fate caso se vado lenta, perché se vado lenta è per voi, non per me, perché se fosse per me io andrei dove voglio io, cioè parto con un pincio e non finisco più. Ma siccome voi non l'avete o non l'avete fatto, non lo conoscete tante volte, non lo so io chi acquisterà questo DVD, però per chi deve acquistare il DVD deve capire i punti come vanno fatti, quindi io farò del tutto, di più, andando lenta, facendovi capire il punto che sto facendo, che altrimenti voi se io vado veloce non ci capirete niente, perché logicamente sono tutte, come vedete, sono tutti quadrucci piccolini e vanno lavorati con molta destrezza, bisogna stare molto attenti.
Quindi io per farvi capire sto facendo di tutto e di più. Non badate se vado lenta perché lo faccio per voi, non è perché per me, perché io sono buona, non mi interessa. Ma io lo faccio per voi che dovete acquistare un DVD, per cui dovete capire quello che sto facendo più o meno, no? Chiudiamo parentesi. Ora Sto continuiamo. mettendo le mie coppie, così vedete come stanno messe e come sono disposte. Ecco, le sto tutte a ordinare, perché logicamente quando si lavora poi ognuna per fatti suoi e per metterle bene bisogna lavorarci sopra, proprio questo. Ecco qua, le mettiamo a posto, il paio va col paio, l'altro paio va con l'altro paio. Ecco qua, adesso sto mettendo Confermo. il paio, Sempre la così stessa fatto. cosa, si ripete sempre così. Ora andiamo avanti, un altro pochino, arriviamo fino a qui e poi vi farò vedere il punto quando sarà proprio andato proprio molto molto avanti. Perché tanto ormai l'avete capito che tanto si fa sempre la stessa Ora, per farvi maniera. capire bene il punto, manderò giù questi spilli che già sono stati lavorati. Vedete questi spillini qui sono stati già lavorati. Ah, si possono mandare giù, altrimenti esce fuori il lavoro. Quelli dietro li mando giù, così cominciare a capire qualcosa del punto. Non mi allargo tanto perché altrimenti scappa tutto fuori il filo. Si comincia a vedere qualcosa. Vedete quanto è bellino? Si comincia a vedere già, vedete questi piccoli schemetti che sono qua? Ecco, si comincia a vedere. È molto, magari è molto carino, eh? Così vedete un pochino di più il Allora, punto, che finito. sennò ho paura che non vedete nulla, perché tutti questi spilli tirati su. Vi voglio mandare giù, così vedete qualcosa e ci capite un po' di più. Perché sembra che non vi faccio vedere nulla, invece così penso che qualcosa si comincia a vedere. Anzi, mando giù anche questi e poi se in caso per lavorare li rialzo. Lo vedete quanto è bellino? Vedete come viene? Questo è il modo in cui viene il punto gelosia. Allora, il mio punto gelosia è finito. Ve lo faccio vedere adesso come viene, e questa è la parte rovescia, lo sapete. Non fate caso alle barbine che si vedono, perché tanto queste qua poi quando lo girate non è che ci si fa più caso. Io nell'imparadicchio lascio le barbette perché non posso sempre tagliare i fili, altrimenti ci vogliono le matasse di fili, perché sapete voi che quando si fanno i fondi ci sono molti fuselli e tanto filato. Guardatevelo così. Perché questa è la parte rovescia, io dopo lo smonterò dai spilli, ve lo farò vedere dalla parte dritta come è venuto. È tutto smontato, ve lo farò vedere. Oh, qui ho finito il mio punto gelosia. Questa è la parte dritta, l'ho smontato dagli spillini e come vedete è un bel punto, molto raffinato. E questo è il terzo fondo che si fa per i nostri DVD che stiamo facendo. E faremo ancora un altro fondo, il prossimo sarà appunto tulle. Come vedete, appunto, la gelosia è molto molto delicato. L'ho girato, vedete, questa è la parte dritta. C'è un po' di sbavature, va bene, queste sbavature, io le chiamo sbavature perché non mi sono agganciata la biscetta, ma avendo la biscetta questo non si vede più, insomma, uno aggancia e vai al piede. E comunque è bello uguale, anche se è un imparadiccio, eh? A me piace tantissimo, è riuscito molto bene e ne sono molto contenta. Allora, stiamo iniziando il punto tulle. Il punto tulle sarebbe il quarto punto che faccio di fondo per il DVD ed è formato sempre, come vedete, da una coppia laterale e poi due per ogni spillo. Quindi sono sempre 24 coppie. E come sapete, i fondi li abbiamo fatti sempre in diagonale e così continueremo perché si lavorano tutti in diagonale i fondi. E ora andiamo a lavorare. Ok, fino adesso penso che vi ho abbastanza spiegato in modo chiaro.
Ora dovremo andare a cercare, vedete se andiamo sempre in diagonale, sempre in diagonale. Mi raccomando poi, tra l'altro, quando voi finite il lavoro, allora abbassate gli spillini. Prima non abbassate, altrimenti salta tutto fuori. I lavori si tolgono, si scioglie tutto. Quindi, ecco, io adesso posso abbassarli perché il lavoro l'ho fatto. Abbasso quelli dietro e quelli davanti me li lascio alzati. Mi raccomando, state attenti perché altrimenti vi salta tutto il lavoro e fa un macello spaventoso. Ecco qua, adesso io metto bene le coppie, vedo dove mancano e aggiungiamo le altre. Vedo dove mancano? Nel prossimo giro. Ora andiamo a vedere cosa ci manca. Vedete che qui adesso io ho fatto tutte, mando dietro, vedete quelle dietro? Mando giù quelli dietro, ecco che mando giù, gli spilli dietro. Ecco qua. Qualcosa si comincia a vedere, ben poco, però qualcosa si comincia a vedere. Oh, il punto 2 purtroppo è così, è fatto in questo modo. Mi raccomando, gli spillini lasciate alzati così state più tranquilli, altrimenti parte il lavoro e Dio. Ora io metto un altro spillo con altre due coppie. Una. Due. Ci siamo di nuovo. Di Allora, nuovo come vedete, posto. sto finendo il punto tulle. È molto bello. Se ci fate caso, è proprio la forma di un velo da sposa. Guardate, proprio un velo da sposa. È minuto, piccolino, grazioso. Il punto tullo penso che sia uno dei più bei punti che abbia fatto finora, perché imita proprio il tulle di una sposa. Apposta si chiama punto tulle anche. Si vede, eccolo qua, il punto tulle, voi guardate un velo di una sposa, è fatto proprio in questo modo. E infatti ci ho messo tantissimo perché è molto fitto. E quindi, essendo molto fitto, si lavora tanto, tanto, tanto con tanti fuselli e si affitta troppo tempo perché io volevo finirlo prima possibile, ma no, non è proprio il modo per poterlo fare perché, essendo fitto il lavoro, ci metti molto di più. Perché, come vedete, sono tutti quadrucci piccolini, piccolini, uno più bello dell'altro, sono graziosi. Oh, una cosa che volevo dire è questo: un consiglio per le signore che compreranno i DVD. Mi raccomando, quando fa di fondi, tutti, parlo di tutti, non di uno, essendo fermi ai laterali e tirati, in questo momento stanno in tiro, non guardate queste sbavature perché qui vanno agganciate queste parti qua al tessuto che voi avete dipinto già fatto, eh? Non mi guardate queste cose qui perché queste io le chiamo sbavature perché non so cose belle. Io dovrei attaccare questo punto qui al pizzo, ma non Quindi, essendoci il come ho pizzo, fatto, ci al vediamo. primo, al primo punto di fondo. Così chiudete e tagliate, come farò io dopo quando ho finito, ve lo farò vedere finito dalla parte del dritto, perché adesso voi sapete che abbiamo lavorato al rovescio. Purtroppo mi dispiace per queste piccole barbette, noi le chiamiamo barbette, che quando voi lavorate purtroppo il fusello finisce, voi lo caricate, ma io d'altronde sto facendo talmente tanti fondi, non è che posso buttare il filo di Scozia, perché il filo di Scozia di Cantù sapete che costa, quindi vedete queste barbette, ma siccome essendo piccolino si notano di più, essendo un lavoro più grande si notano meno. Comunque anche a voi se capita che ci sono i nodi, è un imparadiccio, non vi importa, l'importante è che riuscite a fare il punto fatto bene, ok? Ve lo farò vedere quando sarà finito. Oh, come vedete ho finito il punto tulle. È molto bello, molto fine, molto raffinato. È simile proprio a un velo da sposa. Come vedete, i quadrini sono uguali a un tubo da sposa. Come vedete, stiamo facendo il punto Come alla tutti gli Vergine. altri. Questo anche si lavora in diagonale, vedete? Sempre in diagonale. Si montano sempre uno spillino con due coppie, uno spillino con due coppie. Alla fine vanno a finire sempre 24 paia sulla linea orizzontale che vedete qua sopra, eh? E da là poi si parte con il lavoro, sempre in diagonale. E come vedete, è fatto il punto alla Vergine, è fatto con una X
che incrocia qua e poi un quadratino. È simile al punto Astride, presso a poco, ha fatto un fiore, un quadratino senza X. Però qui invece abbiamo la X e quindi già cambia di qualcosa. Però è molto bello come punto, è molto grazioso, alla fine poi lo vedrete, ve lo farò vedere, ve l'ho anche finito. Come vedete ho messo già le mie paia, sono due paia per ogni spillo, come già avevo detto. Iniziamo dalla parte sinistra. Allora, poi tra l'altro dico questo, io inizio dalla parte di sinistra perché voglio iniziare dalla parte di sinistra, e per chi vuole iniziare dalla parte destra, che se no è più comoda, può anche cominciare dalla parte destra, non è problematica dove si inizia, inizia, l'importante è che uno inizia, perché questi sono punti di fondo, quindi essendo punti di fondo non hanno un inizio preciso, dove si inizia, l'importante è che poi quando attaccate, attaccate al pizzo che vi serve da fare da fondo. Okay. Quando voi andate a lavorare e poi lavorate ancora e continuate, dopo vedrete che con il lavoro si comincia a chiudere bene, dopo quando diventa tutto un consistente. Così è perché è fatto mezzo sì e mezzo no, fa questo effetto. Ma se voi andate a vedere la parte che ho fatto all'inizio, vi tiro giù gli spillini, come si comincia a vedere qualcosa, infatti comincia a vedere un po' il lavoro, perché nella parte dove è ancora finita si vede ben poco. Però di qua, se voi andate a vedere, già si comincia a vedere il punto, la vergine. Ecco, questo sarebbe il quadruccio iniziale. Certo, non è proprio completo, dovrebbe essere completato. Pianino pianino ce la faremo, ok? Allora, come vedete il punto alla vergine sta andando molto avanti. Sono arrivata a questo punto adesso io. Quindi, come vedete, è molto molto delicata, una cosa che mi proprio caruccia. Almeno a me piace tanto. Poi farò vedere qualche passaggio, visto che l'avete visto un pochino iniziato, ma lo vedete abbastanza avanti. Vedete quanto è bello qui? È molto molto fine come punto. Quindi per i fondi verrebbero dei bellissimi fondi. Quindi vedete voi quale punto decidere, perché sono tutti uno più bello dell'altro. Oh, a questo punto vi faccio vedere qualche passaggio. Io mi trovo già in diagonale, come vedete ho fatto svariate diagonali, perché poi una volta che una entra nel punto ed è capace, non è che serve per forza andare a tutte queste diagonali precise. Io l'ho fatta sia di qua che di là, vabbè, voi dite tu lo puoi fare, vabbè, io lo posso fare, vabbè, però anche voi una volta che vi siete fatti padrone del punto andate dove vi pare, perché tanto ve lo fa permettere di farlo, perché è un punto di riempimento, come dico sempre, se serve anche io alle mie allievi, lo dico sempre, quando un punto è di riempimento dove vai? Vai bene, perché tanto lo devi riempire, quindi l'importante è che il punto è fatto bene e che si riesce a farlo come si deve fare, perché se lo fai male è inutile che vai dove vuoi, devi per forza eseguire il punto a diagonale, vai a diagonale se non sei sicura, ma se prendi la tua sicurezza più che bene, allora fate come me, dove andate, andate, andate bene. Vado a prendere quelli di prima, vedete qui la X è venuta già? Ve la faccio vedere meglio, mando giù i spillini, ecco, la X è fatta, la vedete? Guardate meglio, la vedete la X dov'è? Vedete quando tiro? Come viene bene il lavoro? Ecco, si vede benissimo la X come è incrociato. Ora che succede? Che a me mi manca di fare questa X. La mezza X è fatta e di conseguenza continuiamo sempre a fare uguale, ok? Vi farò vedere dopo, quando ho finito tutto il punto, come verranno i fondi. Vi farò vedere il punto alla vergine quando è finito, quanto è bello e quanto è delicato. Smontato e girato al dritto, che farà ancora più bello l'effetto, ok? È finito il punto alla vergine, come vedete è molto bello. Io più li faccio e più rimango stupita dalla loro bellezza, dalla loro raffinatezza. E niente, non devo dirvi soltanto questo, lavorate, impegnatevi anche voi come faccio sempre io con le mie allieve per imparargli i punti, e quindi buon lavoro anche a voi.